La domenica. Manda le quattro di lei? Sì. Il 13-7, vero? Sì, guarda. Noi siamo... Aspetta. Niente spinale. La nostra prima tappa qua, rifugio Casinei. Buongiorno, oggi ci troviamo in trasferta sulle Dolomiti di Brenta e vi porterò a fare oggi la ferrata delle bocchette centrali. Ci fermiamo al rifugio Alimonta e domani facciamo le bocchette alte. Andiamo. Sentiero 318 che porta al rifugio Brentei. Sul sentiero 318 che porta al rifugio Brentei c'è un tratto un po' esposto dove hanno messo un cavo da usare come corrimano. Vuole semplicemente evitare. Wow! Che bello qua! Ci sono le gallerie! Quante? È una forse! Secondo me qui c'è fresco! Già nei pressi del rifugio Brentei e forse assistiamo a questo atterraggio del soccorso, probabilmente ha soccorso qualcuno lassù davanti a noi. Adesso vediamo com'è il rifugio Brentei, finalmente le Dolomiti di Brenta. Su quelle pareti là stanno arrampicando, siamo davanti al rifugio Brentei e ora vi faccio vedere, ragazzi, vi faccio vedere il canalone neri davanti a me, guardate là, 318 in direzione Bocca di Brenta. Là.
arrivati sulla bocca di Brenta 2552. Ora intraprendiamo la via delle bocchette attraverso il sentiero attrezzato che ci porta al rifugio Alimonta da qua. Momento di preparativi nella bocca di Brenta, andiamo a intraprendere il nostro sentiero attrezzato delle bocchette. Ecco il cartello che indica l'inizio ufficiale del sentiero attrezzato delle bocchette centrali. Come si vede, attrezzato nuovo. Non sta a farsi vedere, dopo si risale. Qui abbiamo una cengetta molto esposta e hanno messo delle staffe là per aiutarsi a passarla in laterale. Qui la gente sta tanto in coda che hanno avuto il tempo per fare anche gli ometti. Non li puoi dare, sono senza! Ai! No, non si fa! Non si fa, dai! Tanto noi siamo sempre i delinquenti che facciamo le ferrate senza legarci! Moschettoni eravamo su noi. Un ambiente unico, un ambiente magico. Dai, dove sei? Eccola, una. Adesso mi giro e dall'altra parte abbiamo Polpetta che è già avanti. Segue tutto il cavolino, dopo andiamo là.
pochette centrali, sono super fighe. E là c'è la naia che scende. Sì, non sono un bravo cantante, eh? Ma guarda, va. Guarda Giulia, le alpinist. Col pezzo, molliccia anche oggi? Abbastanza, molliccia. Quali? Qui siamo una mega change attrezzata, bellissima. Eh? Eccola, eccola. Bene, 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 vi volevo raccontare che arrivati a questo punto, grazie a una serie di scalette ci depositano su quel sentiero che c'è laggiù, dove c'è il segnavia, e guardate, tadan, rifugio Alimonta, dove passeremo la notte. Nero, 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 nero. Ah, ecco, siamo a bocca degli armi, 2749, c'è tutto un sentiero che ci porta adesso fino al rifugio Alimonta, e domani faremo la via delle bocchette alte che si trova di là. Ed eccolo qui, il rifugio Alimonta, con una vista stupenda sul canalone Neri, Crozzon di Brenta e Cimatosa. Spettacolo.
non mi si vede, ma con quella luna e in questo posto stupendo vi lascio la buonanotte e ci vediamo domani. Ciao. Non si gira? No. No, non si girano. Noi prendiamo per le bocchette alte. Eccoci di nuovo qua, dove inizia l'attacco delle bocchette alte. Abbiamo dormito al rifugio Alimonta. Adesso sto andando verso la targhetta, quella rossa, che indica appunto l'inizio della parte attrezzata. Hola. Buongiorno. Dice che fino al tucket abbiamo 7 ore e mezza, veramente Giulia? No, 3 ore e mezza. No, dai, 7 ore e mezza Giulia. 3 ore e mezza. Ma cosa mi fai fare? Mi ha fatto della vergogna quando chiama Angelo. Lo metto magro. Dai, provate. Una cimetta spallone alto del masso D. Si chiama. Che spettacolo è da quassù. Dolomiti di Brenta, stupende. Guardate. Bello. Adesso però andiamo alla bocchetta di Masso di. Questa qua è la scala degli amici, che è lunga circa 30 metri. Ma dove l'ha fatto Ale? Qui siamo nella bocchetta alta di Masso di. Portatevi al rifugio le vostre spazzature.
Ci stiamo già avvicinando alla bocca di Tuket, ladies superstars che scendono le lì. Pink ladies, la nostra carica. Blandi. Le pink ladies, sì, non sono due mele, eh. Le pink ladies perché sono le mele, no, sono due mele. Arrivati alla bocca di Tuket 2648, ci facciamo una rete e andiamo lì al rifugio Tuket e Quintino Sella. Bello, finite anche le bocchette alte, la Lady Superstar. Ed eccoci qui davanti a noi, finalmente il rifugio Tuket.